Chicco Veroli, che soddisfazione avere qui oggi Asia Alice, due ragazze che in questi impianti sono nate, che poi hanno preso la via di Brescia per percorrere una strada verso l'alto livello, hanno partecipato alle Olimpiadi giovanissime. Nel caso di Asia è arrivata anche una bellissima medaglia dai mondiali, ma è bello vedere tutto questo attaccamento che c'è attorno a loro da parte delle più giovani ginnaste dell'Andrea Dori. Sì, è bellissimo, è stata una soddisfazione incredibile, soprattutto vedere il loro sorriso quando sono entrate nella struttura oggi, e la loro emozione e le facce sorridenti, emozionate delle bambine, dei bambini che provano a seguire le loro orme allenate dai nostri tecnici qui in Andrea Doria, e dicevo, è stato proprio divertente, si vedeva l'emozione. Noi siamo ovviamente molto orgogliosi di queste due ragazze che sono nate, cresciute, seguite dai nostri tecnici e che, come tutti gli sportivi che hanno fatto sport con i nostri colori, rimangono affezionati ad Andrea Doria. Le due ragazze tornano spesso a Genova e non perdono occasione per venirci a trovare. Le abbiamo ritrovate felici con la goccia di delusione dopo un quarto posto alle Olimpiadi, e oggi le ritroviamo ancora più sorridenti, preparate. Adesso stanno firmando autografi a tutte le bambine, sono disponibilissime, e c'è grossissima soddisfazione in noi dirigenti e nei tecnici che le hanno viste crescere. Hanno iniziato soffiando loro il naso, insegnandole le prime capovolte, adesso le vedono in televisione, sono state attaccate alla televisione, chi con gli occhi chiusi, chi dietro, per seguire le gare che hanno portato a questi splendidi risultati. È sempre un'emozione vederle, e loro ci regalano sempre un sacco di emozioni durante le gare, le seguiamo costantemente ogni passaggio, e averle qua è sempre una gioia per noi. Sono un punto di riferimento, un esempio per tutte le vostre giovanissime allieve che sognano di ripercorrere le orme. Naturalmente non tutte potranno andare alle Olimpiadi, però quel che conta è proprio l'attaccamento allo sport che stanno sviluppando grazie ad Asia Alice. Sì, sicuramente, e quando vengono qua in società le bambine sono felicissime, non aspettano altro e le vedono come le loro idole, ecco. Torniamo indietro di qualche anno, Laila, insomma, quando queste ragazze stavano per lasciare Genova per andare a Brescia a causa delle note carenze impiantistiche, insomma, che cosa ti viene in mente? E niente, che è stato un dispiacere lasciarle andare, però sapevamo che comunque quella era la loro strada e quindi le abbiamo lasciate andare per proseguire il loro sogno. Volevamo assolutamente che loro ci arrivassero alle Olimpiadi sin da quando erano piccole, e avevamo pensato che ce l'avrebbero potuta fare. Però farcela è tutta un'altra storia, cioè, invece ci sono riuscite alla grande, ormai fanno parte appunto della storia italiana della ginnastica. Siamo contenti perché siamo contenti per le loro soddisfazioni, i loro risultati, gioiamo con loro come se tutta l'Andrea Doria, noi tecnici, io, le mie collaboratrici Giorgia Piga, Francesca Pano, che le abbiamo viste piccole qui in Andrea Doria entrare a 7 anni e le abbiamo accompagnate fin nei loro primi rudimenti, come dici tu, nei loro primi percorsi. Siamo contenti di averli creato le basi per questo risultato, ma soprattutto per averle fatte appassionare a questo sport, e poi ci hanno ripagato tutti quanti con queste grandi soddisfazioni, e chiaramente tutte le ginnaste dell'Andrea Doria hanno loro come idolo, cioè da emulare e da raggiungere, e quindi sognano i loro successi e sognano insieme a loro. Le avevamo salutate e accompagnate qualche mese fa, le avevamo anche consegnato la bandiera di Genova, augurandoli insomma grandi risultati, che sono arrivati. Due grandi atlete che nascono all'interno di una delle nostre società più importanti a livello regionale, l'Andrea Doria, dove tanti allenatori e tecnici hanno dato l'opportunità di crescere e di arrivare a risultati a livello internazionale. E le sorelle D'Amato sono per l'Italia un fiore all'occhiello, tanti atleti che hanno in questo anno importante ottenuto risultati veramente strabilianti, sia per il CONI sia per tutte le federazioni, ma soprattutto nell'anno cosiddetto olimpico. Una polisportiva che ha sempre creduto nell'agonismo e ha sempre lavorato perché i ragazzi si esprimessero al massimo.
ma ha sempre creduto che lo sport era soprattutto e anche un'attività educativa di crescita per i ragazzi insieme alle famiglie con tutti i tecnici e i dirigenti. E le due grandi gemelle sono arrivate qui piccole e la società da subito ha fatto il possibile, anche quando con dolore le ha lasciate a Brescia, al centro che poteva consentire questa storia straordinaria di una capacità, dei talenti naturali a svilupparsi e a crescere, e quindi una storia bellissima, e viva le nostre campionesse.